Sono sempre stato un progettista io, anche da ragazzo, ho sempre, come si può dire, fatto delle cose che mi piaceva costruire su dei disegni. Per esempio, allora non c'erano quelle scatole di costruzione dove si facevano le navi a vela, no? Io disegnavo le navi a vela, il corpo della nave, e poi me le costruivo con legno, andando a derubare dei falegnami che sapevano che gli prendevi il legno, eccetera, ero d'accordo, perché ero un ragazzino. Ero. E loro vedevano di buon occhio questo perché voleva dire che ero anche un falegname. E facevo le navi. Ma non ero come mio padre, che era tutto sulla meccanica, era particolarmente bravo nel campo della meccanica, mio padre. Soprattutto macchine utensili, le tirava su degli operai che erano splendidi. Io, insomma, ero un po' lontano dalla parte realizzatrice, hai capito? Però progettavo tenendo conto dei problemi, anzi, forse uno dei pochi, come si può dire, meriti che ho, che ho sempre progettato magari cose difficili, ma realizzabili, con i mezzi che c'erano. Non ho mai fatto le cose per cui per poterle fare bisognava andare a finire chissà dove. Cioè, nel recente addirittura ho usato il rapid prototyping, ho fatto addirittura delle moto fatte tutte in rapid prototyping, ma questo non l'avrei mai fatto 15 anni fa. Certo. Allora facevo le cose che si facevano in plastilina, cose del genere. Cioè, sono sempre stato molto legato e ho sempre preteso da chi mi seguiva come disegnatore e progettista che pensassero a questo, perché sennò progettare bene in un mondo che non avrebbe potuto realizzare quello che veniva progettato era una cosa che non aveva senso. E il calcolatore ha questa cosa che a volte esagera, però da un altro punto di vista. Ecco, io trovo per esempio che il calcolatore è una cosa eccezionale nel campo dell'economia, gestione finanziaria, eccetera. Lì io penso che il calcolatore sia il suo mondo. Si trova molto più da un punto di vista leggermente critico quando si passa a parlare di CAM, perché lì ci sono degli attimi in cui l'uomo gioca un ruolo troppo forte. Cioè, il calcolatore in quel momento viene, se c'è una persona estremamente in gamba alla sua tastiera, deve essere aiutato. Se no, non riesce a fare le cose che uno si aspetta che possa fare. Il software è uno degli aspetti più difficili da gestire. Sembra facile, mi avvero. Come gli uomini. Come gli uomini. I scalpitanti che sono i piloti. Non è stato facile, non è stato facile. Ma io avevo una cosa che mi rendeva la vita più facile. Io avevo dietro di me un presidente che mi aveva detto: tu fai il tecnico e io faccio il resto. Io sapevo che lui mi avrebbe sempre appoggiato, anche quando sbagliavo. Importante questo. Ah, certo. Infatti io ricordo con Ferrari che delle volte con i piloti c'erano delle discussioni di strade da seguire. Io ero del parere di fare una cosa. Non si trovava un accordo, lo dicevo, beh, andiamo dal presidente, da Ferrari, a discuterne, perché così lui ci sta dando una mano. Non era vero, perché Ferrari non era un tecnico. Andavamo là e lui ci ascoltava e poi diceva: Forghieri ha ragione. Beh, andavo via, però dopo un quarto d'ora mi chiamava e mi diceva: ma cosa hai fatto? Ma perché ti sei messo in una situazione così sbagliando? Però sapeva, era un industriale e soprattutto un uomo di gestione di uomini, che non poteva sminuire chi comandava. Magari dopo lo sgridava, giusto anche. Ma se tu a un comandante di una nave gli vai a dire davanti a tutti che è un cretino, anche se lo è, la dramma, cioè, lo delegiti, è finito tutto.